Siamo qui presso la Camera di Commercio di Taranto per un incontro riservatissimo tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, i vari eletti dalla Regione al Parlamento, al Comune, un incontro tra i 5 Stelle e i sindacati. Questione Ilva, i 5 Stelle sono ormai forza di governo e allora abbiamo cercato di confrontarci con loro, ma come vedete erano abbastanza, come dire, chiusi in sé. D'altronde è stato anche negato lo streaming, ma le immagini, le interviste realizzate vi faranno capire come erano, per così dire, chiusi a catenaccio. Liberi e pensanti o dei 5 Stelle? Che c'entrano i liberi e pensanti? Per sapere. 5 Stelle. Non, ma lei è anche un libero pensante, mi sa. Sono anche un libero pensante. Quindi nella duplice. Sono anche del WWF, sono anche della LIPU, devo elencare. No, 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 per capire se liberi e pensanti sono un'associazione indipendente o meno. Buongiorno, ce lo diciamo ora, non è un problema. Quindi servizio d'ordine, una specie di bodyguard fa qui. Nessuna bodyguard. Vedo che ha creato una. Lei non deve fare intervista? E allora avrà bisogno di spazio per poter fare delle domande e ricevere una risposta. Ho capito. E lo streaming non si fa più? Non era previsto. Una volta arrivati al governo, chi si è visto si è visto. Buongiorno, avete parlato, onorevole, avete parlato prima di chiusura dell'Ilva, ora non si parla più di chiusura dell'Ilva. Questo è l'onorevole Armellino che scappa, vedete, non risponde alle domande. Non sto scappando, mi scusi, allora, volevo dire. No, mi vuol rispondere, non si parla più di chiusura dell'Ilva, chiusura delle fonti inquinanti, prima non c'era neanche la parola progressiva, mi vuol rispondere, perché scappa? Io le sto facendo delle domande, onorevole. Onorevole? Perché scappa? Onorevole? Le sto facendo delle domande in maniera garbata, mi vuol rispondere? L'onorevole Armellino non risponde, andiamo da un altro. Onorevole Cassese, buongiorno. Buongiorno onorevole. Non si parla più, in campagna elettorale si parlava di chiusura delle fonti inquinanti, chiusura dell'Ilva, ora si parla di chiusura delle fonti inquinanti. Poi avete corretto chiusura progressiva. Guardi, si vede bene le trasmissioni anche in campagna. No, io leggo. Lei pensa che è un interruttore che si può spegnere? No. E perché mi deve spiegare perché avete messo prima chiusura delle fonti inquinanti e poi avete messo il termine progressivo? Chiusura delle fonti inquinanti è molto più importante perché. Ma chiusura dell'Ilva o delle fonti inquinanti? Dell'Ilva, se ci sono altre fonti inquinanti chiuderanno anche le altre. No, lei mi deve rispondere, chiusura dell'Ilva? Ma lei vuole la polemica. No, io voglio delle risposte. Ma nel tono mi fa la domanda. No. E lo streaming, come mai stamattina non si è fatto lo streaming? Questo è un momento di ascolto, non è un momento istituzionale. I lavoratori. È un momento di ascolto delle sedie sindacali. Delego partecipi. Prego. Se le vuoi parlare solo lei, parli. No, parli lei, no, per questo, sono venuto per lei. Non scappi, mi risponda. Lei mi sta facendo domande, ma non mi fa rispondere. Prego, ha tutto il tempo. No, sono serenissimo. Ha tutto lo. Onorevole Cassese, ha tutto lo spazio. Allora, noi questa mattina era un incontro di comunicazione per ascoltare i sindacati, tutte le sigle sindacali erano ben rappresentate. Non era un incontro istituzionale, ma di una forza politica che incontra i sindacati sul territorio di Taranto per parlare di quello che è un progetto di riconversione del territorio, un progetto che assolutamente non viene calato dall'altro, come mancano le coperture, come altri fanno, che portano a Taranto contratti che bisogna imporre alle fabbriche. Mi risponda, che coperture ci sono? Che coperture ci sono? Le coperture finanziarie? Le coperture ci saranno, non si preoccupi. Saranno. E un cronoprogramma? Devo andare. Lo streaming niente stamattina allora? Onorevole, niente streaming? Vedete, la trasparenza l'avremmo voluta. La trasparenza è che se si vuole fare polemica... voglio avere delle solo risposte, lei mi risponde, io le faccio le domande e le rispondo. Siamo persone civili, no? Era un incontro, ripeto, per ascoltare i sindacati e lo abbiamo fatto in tutta trasparenza. Ma sarebbe stato bello che Coram Populo via streaming tutti potessero sentire? Boh, chi lo sa. Mistero dei 5 Stelle. Onorevole D'Amato, chiedo scusa se la interrompo, è possibile una dichiarazione? Lo streaming questa mattina non c'è stato, avremmo gradito lavoratori e cittadini avere un quadro ampio con lo streaming, mi sembra una pezza a colore dire che
incontro. Sì, che dire, la stanza era piccola perché grazie a Dio esiste la tecnologia, no? Sicuramente sì, chiedete per bene agli organizzatori, ma è stata... Vianello pare che abbia, sia l'organizzatore. Non puntiamo la concentrazione. No, no, no. Non ci concentriamo. Su chi ha organizzato, non me la sono preso. Il suo nome non c'era neanche tra gli invitati, pensi un po'. La risposta è un'altra, però Luigi la devi finire. No, perché la devo finire? Io sto facendo delle domande. Avrei voluto sentire i cittadini, non io perché mi informo. Ma quanto era con i sindacati? Ma si fa la trasparenza è la prima cosa. Anche con Renzi, quando ci fu l'incontro con Renzi c'era lo streaming. Ti posso dare ragione, ma si è deciso, non si è deciso niente, si è fatto soltanto un primo ascolto con anche parlamentari che non sono di tanto, quindi conoscono ciò che noi gli abbiamo riferito. Si parla di chiusura delle fonti inquinanti, anzi chiusura progressiva, non più di chiusura dell'Ilva. Si gioca al ribasso. No, assolutamente, sai, con me mi conosci, il ribasso di un, sì. di un bel niente. La tua posizione è diversa da quella degli altri parlamentari? Assolutamente no, perché... Per fortuna è diversa, Sai benissimo che l'obiettivo è uno, e se è soltanto quello di dare a Taranto un'alternativa economica con un progetto, con un piano. Oggi abbiamo anche saputo che ci sono, l'ha saputo anche Lorenzo Fioramonte, che c'è un piano che viene dal basso, che insieme a quello nostro sarà il futuro di Taranto. Cerca di concentrarti, è un invito che ti faccio. No, io mi concentro, io non faccio sconti a nessuno, non li ho fatti al PD, non li faccio neanche a voi. Hai fatto più guai tu che altro. Ah sì? Pensate ai guai che state facendo. Comunque la vedo in una posizione difficile nel partito, un po' isolata rispetto ai maggiorenni. Solo che me l'accompagna. Su questo sono d'accordo. Almeno è stata più coerente degli altri. Non mi riferivo, no, almeno è stata più coerente. Beh, ok, hai ragione. Vianello, come mai non c'è stato lo streaming? Come mai non c'è stato lo streaming? Giusto per sapere. Tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un singolo. Lo streaming sto parlando. Delego, partecipo in altre occasioni con Di Maio, con i contatti con Renzi, i colloqui con Renzi, alla luce del sole. I lavoratori avrebbero voluto lo streaming. Ma siamo qui per ascoltare quello che i sindacati... I cittadini non devono sapere? Parti, noi l'abbiamo voluto sentire. Perché non parlate in prima persona? Perché non parlate di chiusura dell'Ilva? Invece ora state giocando a ribasso. Chiusura progressiva delle fonti inquinanti, non chiusura diretta. Allora, chiusura progressiva, si cambia. Si spegne un altoforno? No, perché avete cambiato il termine? No, sai come sì, certo, mi sono documentato, non sono un tecnico, ma come mai chiusura progressiva, come mai questa aggettivazione aggiunta? Non abbiamo cambiato nessun termine, è sempre stata la stessa. E ArcelorMittal che fa? Si compra una fabbrica che deve chiudere? È sempre a chiedere ad ArcelorMittal. Ah, non a voi che tratta, che siete forza di governo ormai. Non siamo ancora forza di governo. Vabbè, non giochiamo su tra due giorni, no? Nel momento in cui lo sarete. Vediamo appunto di incontrare ArcelorMittal anche, perché dobbiamo incontrare tutti. E quindi ArcelorMittal si recede dal contratto? E quindi, caro Luigi, noi siamo qui per ascoltare e quindi poi poter pianificare con la cittadinanza di Taranto e i lavoratori quello che è il nostro futuro. Le coperture finanziarie ci sono? Ma scusami, sto parlando. Che sembra un po' il libro dei sogni. Insieme, ecco. Dobbiamo pianificarlo insieme e quindi in tutta questa versione... Comunque, concludendo, onorevole Vianello, delego, partecipa, cambia e qui i cittadini non possono partecipare perché eravate chiusi in una stanza. L'1 maggio noi eravamo a tre tutti quanti. No, parliamo ora. Abbiamo ascoltato. Avete vietato lo stream. Ricordati. Avete vietato lo streaming. Noi siamo stati qui ad ascoltare tranquilli. Avete vietato lo streaming. Noi vogliamo la trasparenza e io credo nella vostra trasparenza, ma voglio lo streaming. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, appena uscito dal tavolo d'incontro con la rappresentanza Movimento 5 Stelle. Le sue opinioni a caldo. Ma io credo che sia stato un incontro positivo, abbiamo chiarito alcuni aspetti e reciprocamente ci siamo dati atto che c'è bisogno di parlare, di discutere e di trovare soluzioni vere. Io per la mia organizzazione ho detto chiaramente che noi siamo disponibili, a patto e condizione che viene garantita salute, occupazione e reddito dei lavoratori, a qualsiasi tipo di ragionamento. Tutti quanti abbiamo detto che la situazione oggi della fabbrica è insostenibile. Poi tra l'altro fra qualche giorno rischiamo di ritrovarci, fortunatamente, il governo 5 Stelle che ci convocherà per la trattativa Ilva. Su questo abbiamo detto chiaramente che non siamo d'accordo sull'immunità penale, non siamo d'accordo su una serie di concetti che il governo precedente ha espresso, che secondo noi non vanno nella direzione giusta. Quindi abbiamo rimarcato
un concetto che troppe volte, come dire, sfugge. Noi siamo il sindacato, rappresentiamo i lavoratori, la politica è quella che deve legiferare, quindi a loro il compito di fare le proposte e poi discuterne insieme per raggiungere gli obiettivi. Rizzo, pende la questione dell'acquisto da parte di ArcelorMittal. Loro parlano, i 5 Stelle hanno parlato nel programma congiunto con la Lega di chiusura progressiva delle fonti inquinanti, e ora poi bisogna vedere con ArcelorMittal come si mette la cosa. Noi abbiamo detto che, per quanto ci riguarda, se loro hanno in testa un modello di riconversione tipo Bilbao, Pittsburgh o La Ruhr, che sono modelli sostanzialmente che non attui in una settimana o in un mese, ma sono modelli che portano gradualmente alla chiusura con la garanzia di ricollocazione prima della chiusura dei lavoratori, noi ci stiamo. Cioè, il concetto è questo: noi non siamo affezionati ad una fabbrica che sta producendo morti sia per infortuni che per malattie. Su questo, come dire, il concetto non l'abbiamo chiarito benissimo. Ecco, considerando la questione ArcelorMittal e la problematica degli esuberi, certamente si arriverà a trattativa, magari si cercherà di smussare quel gap, quella differenza di unità che rischiano il posto di lavoro. È un discorso abbastanza complesso. Noi a Mittal abbiamo detto che se la trattativa deve ripartire secondo le esigenze del sindacato e dei lavoratori. Siamo 13.700 più l'appalto, abbiamo detto se partiamo da quelli possiamo ragionare. Se lo schema è 10.000 lì, 1.500 in questa società Invitalia che rischia di diventare, come dire, un contenitore vuoto alla fine, noi non ci stiamo, abbiamo detto garanzie per tutti i lavoratori e soprattutto credo che a Taranto, anche e soprattutto per una questione di giustizia, non lo si dice mai, la crisi dell'Ilva non è una crisi dovuta al mercato, alla crisi del mercato dell'acciaio, è una crisi che è scoppiata a seguito del sacrosanto intervento della magistratura. E come obiettivo i governi si sono dati quello di tenere insieme la salute e il lavoro delle persone. La domanda è: se concludessimo la trattativa firmando un accordo dove una parte dei lavoratori viene buttata in mezzo alla strada, in realtà chi starebbe pagando le conseguenze e chi starebbe, come dire, pagando di tasca propria per gli errori che hanno commesso gli altri? Siccome i lavoratori hanno sempre subito, così come i cittadini, noi non chiudiamo trattative fin quando tutti i lavoratori, quindi neanche uno solo fuori, avranno la garanzia di continuare a percepire uno stipendio che non è lo stipendio in cassa integrazione, gliel'ho detto pure al 5 Stelle, che ogni volta che veniva il ministro De Vincenti qua si vantava del fatto che il PD ci dava la cassa integrazione. Noi siamo lavoratori, vogliamo lavorare. Il reddito ce lo vogliamo guadagnare, lo stipendio, ce lo vogliamo guadagnare, perché avere lo stipendio intero non è come vivere in cassa integrazione. Rizzo, il discorso con le altre, il rapporto con le altre forze sindacali, abbiamo visto una FIM appiattita assolutamente rispetto al precedente governo. Con il precedente governo. Allora, come organizzazioni sindacali ci sono delle differenze, credo che sia noto a tutti, però in questo momento diciamo che abbiamo fatto un ragionamento di responsabilità, ci stiamo confrontando con i lavoratori e credo che stia passando la linea che o se ne esce, come dire, tutti insieme da questa storia, oppure il rischio che vada a finire male. Sulle singole posizioni di organizazioni io non starei tanto a ragionare, perché poi alla fine, al di là del proprio pensiero, credo che conta il pensiero dei lavoratori, no? Io dico sempre che l'unità sindacale parte dai lavoratori e non parte dal sindacato, noi possiamo stare anche a litigare, però noi i concetti li abbiamo espressi in maniera chiara, per noi vanno salvaguardati tutti i lavoratori, va salvaguardato quel bene prezioso che è la salute, lo dicevo prima al Movimento 5 Stelle. Alcune volte ci si ferma a guardare i giornali e ieri leggevo l'articolo in cui si diceva 52 morti negli ultimi 20 anni all'Ilva e quelli sono i morti per infortuni, i nostri colleghi. Dimentichiamo troppo presto tutti quelli che muoiono per malattie. Io l'anno scorso mi sono fatto 3 funerali di colleghi che sono morti per malattie. Cioè il problema c'è a Taranto e bisogna risolverlo. Soprattutto bisogna lanciare un messaggio a Mittal: noi non siamo terra di conquista, chi viene qua deve sapere che deve rispettare i lavoratori e i cittadini di Taranto. Si parla di riconversione, ovviamente per riconvertire occorrerà riqualificare il personale. Riconversione può voler dire tante cose. Abbiamo detto prima dentro, la settimana scorsa hanno inaugurato il primo centro siderurgico in Germania a gas, direttamente produzione a gas. Quindi le cose si possono fare, ci vogliono due elementi, la volontà politica di cambiare e le risorse. La volontà mi sembra che loro ce l'hanno, ma bisogna trovare le risorse per fare dei progetti che possono anche prevedere, paradossalmente, di continuare a fare acciaio ma in maniera completamente diversa. Ipotesi decarbonizzazione?
Guarda, uno la chiama decarbonizzazione, io so che in Corea e in Giappone, che sono le industrie più avanzate, abbiamo modelli industriali che consentono a questi siti siderurgici di stare a ridosso delle città e di non fare danni. I modelli europei, purtroppo, l'Italia paga, secondo me, un limite politico grosso che ha avuto 50-60 anni fa, quello di non capire che questi centri siderurgici vanno messi a distanza di sicurezza delle città. Ho fatto l'esempio dentro prima di Mittal in Belgio. Se tu vai in Belgio non troverai gli unici 200 siderurgici che stavano all'interno delle città sono stati chiusi, gli stabilimenti sono tutti all'esterno, quindi a distanza di sicurezza. E le tecnologie sono esattamente come quelle del Vadiatale. Diciamo che ora col nascente governo, dalle promesse ai fatti. Io dico che peggio di come stavamo non possiamo uscire. Poi, se alle parole seguono i fatti e il governo è conseguenziale rispetto a quello che ci siamo detti, noi come sindacato stiamo lì, ragioniamo, le soluzioni dobbiamo trovare. C'è il discorso però delle coperture finanziarie, anche questo, perché è stato detto che il 5 Stelle hanno fatto molti programmi, però poi bisogna fare i conti della serva con i numeri, con le cifre. Le coperture, prima ho detto, due situazioni ci vogliono, la volontà politica e le risorse. È chiaro che diciamo anche riconvertire uno stabilimento di quel tipo impegna una serie di risorse per più anni di un certo tipo. Però il compito della politica è quello di reperire le risorse senza fare buchi in altri settori. Per concludere, sarebbe stato anche auspicato da parte di numerosi cittadini e lavoratori un'apertura, una presenza fisica, magari anche una diretta streaming. Questo ci ha lasciato un po' perplessi, almeno la diretta streaming. Non è dipeso da voi ovviamente, ci mancherebbe. No, l'ho preciso perché altrimenti poi addossiamo la responsabilità ai 5 Stelle. Il loro portavoce ci ha detto che se, come dire, il sindacato era d'accordo, dice come volete, c'è anche la possibilità di fare la registrazione dell'incontro. Per noi non cambia nulla, alla fine si è deciso di non farlo, però siccome io credo che dobbiamo superare queste fasi in cui il dubbio la fa sempre da padrone, allora qua stiamo parlando del futuro di uno stabilimento che ha 13.000 dipendenti diretti e 4.000 indiretti. Una città, come dire, che sta soffrendo a causa delle produzioni del materiale inquinato di quello stabilimento, io credo che i ragionamenti devono essere aperti a tutti. Infatti abbiamo invitato i 5 Stelle anche a partecipare al tavolo che il sindacato ha chiesto su base locale per tentare di dire ragioniamo tutti insieme, mettiamoci d'accordo sulle cose che possono convergere e tentiamo, come dire, di fare dei passi in avanti. Concludiamo con un pensiero all'ultima vittima del lavoro. Io le parole le ho finite, lo dico, io tornavo da Roma e tra l'altro quella sera ho avuto colpo di sonno mentre tornavo a Taranto, mi sono accostato e l'ultima telefonata che ho fatto a mia moglie a luna di notte reclamavo il fatto che avrei dovuto aspettare il pomeriggio dopo 3 giorni per rivedere le mie figlie. Quando sono arrivato a Taranto, praticamente nel momento in cui mi è stato comunicato che c'era stato infortunio del lavoratore, a un certo punto ho pensato che sono una persona fortunata. È chiaro che c'è l'ennesimo dramma all'interno di quella fabbrica, c'è un ragazzo di 28 anni, c'è una famiglia distrutta. Io credo che il compito anche nostro sarà quello, come dire, di non lasciare sole questi due bambini e questa ragazza che è rimasta vedova troppo presto. E anche in memoria di quello che è successo, veramente di dare una svolta. Non è possibile perdere la vita oggi ancora per andare a lavorare, questa è l'assurdità, come dire, è la contraddizione grossa che vive la fabbrica, la grande fabbrica a Taranto. Siamo ora con Aldo Schiedi, già attivista del Movimento 5 Stelle. Schiedi, intanto l'incontro di questa mattina a porte chiuse senza streaming, già questo è un punto di partenza negativo. Sì, abbastanza negativo, anche perché il Movimento 5 Stelle si era sempre fatto portavoce di essere per la trasparenza, gli streaming già dovevamo vederli in Consiglio Comunale, nelle commissioni e tutt'oggi non le vediamo e quindi oggi è stato veramente per me una delusione non entrare, anche perché ho dovuto prendere un giorno di ferie per essere qui. Lì è un lavoratore ILVA, un dipendente ILVA. Lavoratore ILVA, siccome sono attento a queste tematiche non volevo perdermele e quindi sono venuto qui per vedere se realmente era chiuso al
pubblico, ed effettivamente è stato così, siamo rimasti fuori, abbiamo ascoltato le interviste dei vari delegati sindacali e dei portavoci 5 Stelle, però molta delusione perché non sarei venuto se fosse stata in streaming, almeno in streaming, non dico un'apertura al pubblico, che poi non ci vedo niente di male, perché comunque i sindacati hanno parlato, i sindacati e nemmeno i portavoci 5 Stelle, quindi non ci vedo niente di male a far parlare, ad ascoltare i cittadini presenti. Ecco, Schiedi, quanto ai contenuti, il solito ritornello: chiusura progressiva delle fonti inquinanti. È stato aggiunto nel contratto di programma con la Lega il termine progressivo, chiusura progressiva, che non c'era, e poi, ripeto, è abbastanza fumosa, generica l'espressione, non si dice tout court chiusura dell'Ilva, si gioca sulle espressioni verbali, sui termini, ci si attacca alla terminologia. Sì, da notare questo passaggio sottile, perché io mi sono guardato il contratto, sia quello provvisorio fra Lega e 5 Stelle e quello definitivo. Effettivamente c'è, il passaggio è tutto identico, tanto a meno che di questa parola che hanno aggiunto progressiva. Se l'hanno aggiunta, secondo me un motivo c'è, perché progressiva per me significa tutto, può significare nulla. Io l'ho detto anche in assemblea giovedì. Anche perché l'onorevole De Laurenti si è parlato di 30 anni, quindi parla di chiusura di una riconversione economica da qua a 30 anni. Io tra l'altro in assemblea giovedì ne ho approfittato, perché c'era un portavoce 5 Stelle che lavora con me nello stesso impianto, a cui ho chiesto se poteva gentilmente venire a parlare lì sul palco nell'Ilva e spiegarci magari cosa significasse questa chiusura fonti inquinanti, perché io che ci lavoro ti dico, la chiusura fonti inquinanti sono chiusura parchi minerali, batterie, altoforni, acciaieria, CCO, praticamente chiudiamo l'Ilva. Quindi volevo capire cosa significava, volevo un cronoprogramma della chiusura, perché per me magari 5 Stelle vogliono prima chiudere le batterie, quelle in disuso, vogliono chiudere gli altiforni in disuso, vogliono chiudere tutti quegli impianti che oggi non sono più funzionanti. Bisogna andare al cuore, al nucleo, poi quindi produttivo. Voglio capire, e poi bisogna andare al nucleo, quindi capire questo cronoprogramma della chiusura. Allo stesso momento voglio capire gli operai, perché loro parlano che gli operai dell'Ilva saranno impiegati nelle bonifiche, quindi se gli operai dell'Ilva saranno impiegati nelle bonifiche, si può sapere quando inizieranno questi corsi di formazione, i costi di questi corsi di formazione, chi li farà questi corsi di formazione, il costo delle bonifiche, cioè un po' di chiarezza. Io non sono contrario all'Europa, però bisogna essere chiari su come vogliono affrontare questa chiusura delle fonti inquinanti.